Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video, in, troverete un simulatore specifico per la prova scritta A028, ideato da me. Utile insomma, per la preparazione al concorso ordinario a cattedra 2021-2022. Troverete inoltre all'interno del canale una marea, una vast grande vastità di eh, video. Di formazione per le attività nella scuola. Tale simulatore permette di prepararsi alle prove d'esame del concorso 2021-2022 nella scuola secondaria. Ci saranno anche altre classi di concorso, in speci nello specifico di primo grado, ma anche di secondo nel video successivi, così come disciplinato dal decreto sostegno, legge sostegni bis, decreto legislativo 73 del 2021. Vi ricordo che per la, per la valutazione finale si tiene conto dei criteri. Se date la risposta corretta avrete due punti, sono 60 domande. E, o 50 adesso non, non so esattamente come verrà strutturato però linea di massima due punti per ogni risposta esatta zero per ogni risposta non data zero per ogni risposta sbagliata quindi mh, insomma dovreste cercare di eh, in pochissimo tempo che è un fattore determinante di dare la risposta e eh, nel caso proprio mh, non sappiate darla passate alla domanda successiva poi alla fine eh, potrete rileggere velocemente il tutto bene fatemi ritrovare la mia penna eccola prima di iniziare se ancora non l'avete fatto qui ci dovrebbe essere un pulsante per iscrivervi e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e qui sotto nei commenti ditemi che cosa ne pensate allora iniziamo subito leggiamo la traccia nel nostro caso ipotizziamo 20 secondi eh, però sappiate che insomma avrete sicuramente più tempo la tabella seguente rappresenta il moto di un'automobile il tempo espresso in minuti 5 15 30 45 60 minuti lo spazio percorso in chilometri 7 e 45 67 90 quale delle seguenti risposte è quella corretta facciamo partire il nostro cronometro 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ok, allora adesso ce lo possiamo anche spostare in alto. Ovviamente, la risposta corretta: il modo non è uniforme? No, il modo è uniforme, il modo uniformemente accelerato? No, il modo è circolare? No, la velocità è costante? Assolutamente sì. Infatti. Possiamo dire sia che la velocità è costante, questo significa che il moto è uniforme, la risposta corretta è questa. in moto la legge del moto uniforme, ve lo ricordo, lo spazio percorso è pari al prodotto della velocità e del tempo, lo spazio e la velocità. Lo spazio e il tempo sono grandezze. Direttamente proporzionali, la velocità e il tempo sono grandezze inversamente proporzionali. Ok, leggiamo insieme la domanda 2. Quale grafico rappresenta l'andamento della corrente in un circuito omico? Abbiamo un grafico in cui la corrente diminuisce all'aumentare della tensione in maniera non lineare, viceversa, abbiamo una correlazione lineare ma che non passa per zero un andamento sempre crescente passante per zero ma non lineare un andamento lineare passante per zero ok controllo la rovescia mentre pensate vi ricordo che i è la corrente si misura in ampere C la carica si misura in coulomb i è la quantità di carica per secondo quindi la grandezza si misura anche coulomb per secondo delta V è anche la differenza è finito il tempo e anche la differenza di potenziale e si misura in volt bene allora possiamo rispondere la risposta e la risposta D, vi è questa legge delta V è uguale a R per I. Quindi la pendenza della retta, questo angolo è strettamente correlato alla resistenza che viene nel circuito, e la differenza di potenziale, anche chiamata quindi ddp a volte, è pari al prodotto R per I. Sono usciti diversi quesiti relativamente anche ai circuiti elettrici. E quindi anzi il successivo potrebbe essere proprio un circuito elettrico ok proviamo a leggere l'esercizio domanda 3 che ha dato il circuito in figura con r1 uguale a 5 ohm r2 pari a 4 ohm r3 10 ohm qual era la resistenza equivalente qui manca questo pezzettino questo è un generatore di tensione allora 4 10 3 8 ok partiamo col conto alla rovescia è capitata mi sembra proprio una domanda 0.8 la mattina in cui veniva tolta una resistenza e si chiedeva se la resistenza equivalente era maggiore o minore o se la lampadina emetteva più luce o meno luce ragionate bene ok il tempo è passato proviamo a dare anche una spiegazione allora, la resistenza equivalente, togliamo il nostro contatore, non ci serve più. La resistenza equivalente, quando ho delle resistenze in serie, è pari alla somma delle resistenze in serie. Qui ho due resistenze in parallelo e sappiamo che il reciproco della resistenza equivalente è pari alla somma dei reciproci. Quindi si può procedere andando a calcolare subito la resistenza equivalente. Eh, qui ho già svolto i calcoli e quindi 5 più 40 diviso 14 vengono circa 7,9 ohm. E la risposta corretta è la risposta di circa 8 ohm. Quindi abbiamo ripassato anche la allora, resistenza equivalente di quando ho eh, delle resistenze di questo tipo: questa più questa, più questa è pari alla sommatoria per I che va da 1 a N, se ho N resistenze, di R con I. Viceversa, la resistenza equivalente di quando ho delle resistenze in parallelo, ad esempio questa, è pari a 1 su R1 più 1 su R2 più puntini puntini, 1 su R ennesimo nel nostro caso ne abbiamo solo due quindi 1 su R equivalente pari su 1 su R2 più 1 su R3, vado a fare il minimo di multiplo R2, R3, R2 più R3 e quindi ottengo che R equivalente è proprio il prodotto R2, R3 diviso R2 più R3, che è quello che poi vi siete trovati proprio Qua sopra ok, così ho provato anche a eh, non dire solo qual è la risposta giusta, ma come ci si arriva. E quindi eh, di fatto, il vostro non è stato eh, solo un test, ma è anche stato uno studio. Quindi, ho cercato di abbinare l'utilità delle due eh, attività. Bene, voglio vedere che cosa ne pensate di queste. Eh, di questo video lasciatemi un commento e ci vedremo prossimamente un caro saluto da Francesco Samani vi auguro una buona continuazione di giornata